Tantissimi mi scrivono nei commenti: ma fermo tutti quei punti, perché non li spendi? Mannaggia, ragazzi, è arrivato il momento. Questo è il video che tanti stavano aspettando. All'inizio di questo video avevamo 4 brawler maxati. Chissà alla fine cosa succederà. Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars. Oggi ragazzi è arrivato il momento. È arrivato il momento di spendere questi benedetti clan coin. Queste monete del club sono più di 13.000. Ne voglio spendere almeno 10k in questo video. Sono veramente tante, ne accumulo da sempre fondamentalmente. 10k perché non solo per fare il video ho speso 10.000 clan coin, ma anche perché 3.000 circa le tengo in vista di un possibile futuro update nel quale mi mettono una skin. Come vedete io da parecchio tempo ho la slot delle skin del negozio dei club vuota, perché tutte quelle che sono uscite le ho sempre shoppate tutte. Ovviamente continuerò a fare questa cosa e per fare ciò mi tengo di buono un 3k che dovrebbero servire un po' per tutte le skin, cioè quelle che sono uscite fino adesso con 3k le pigliavi tutte. Quindi andiamo a spendere questi 10k, probabilmente tutti in punti energia. Spendendo tutto in punti energia, adesso ci facciamo subito due conti. Calcolatrice. Nel frattempo mi raccomando, lasciate un bel like per questo video shopping. Non media shopping, video shopping. Allora, 10.000 clan coin diviso 60 fa 166,66 periodico, che moltiplicato per 100, che sono i punti energia che effettivamente ci dà, dovremmo ottenere da questo video 16.666,66 punti energia. Comunque, al di là dei calcoli, io userò uno strumento matematico precisissimo, ovvero l'occhio. Cioè, nel senso, quando sono più o meno a 3.000 punti, 3.007, così, 3.006 e qualcosa, mi fermo. Perfetto, quindi andiamo d'occhio, ragazzi. Iniziamo. Come voglio procedere in questo video? Ovviamente la priorità c'è la Buster. Stiamo pushando lui in questo periodo, quindi sotto con Buster lo andiamo a maxare tutto, proprio senza se senza ma. Ok, quindi iniziamo a sparare punti sul buon Buster. Eccolo qua, puntualmente ce l'ho in fondo. 100 punti alla volta. Ci vorrà del tempo, ci vorrà del tempo, ci saranno tanti bei tagli in questo video, però tra l'altro veramente devo sweepare fino in fondo, fino alla fine, cioè, oh dai, ma ci va un'era così. Vabbè, meno male che gli dà 100 punti alla volta. Deve arrivare a 890, dai. Cioè, la cosa assurda è che questa schermata non ha neanche la possibilità di mettere dei filtri. Veramente scandola. Perlomeno hanno la decenza di mettere in fondo i brawler che, togliamo lì ancora 100, sono già maxati. Comunque, eccolo qua, bam, lo andiamo a portare al 10. Sinceramente, visto che ha poca vita, io gli darei anche lo scudo. Così tanto. Visto che ha poca vita, ragazzi, diamogli lo scudo, no? Ok, adesso andiamo tranquillamente a dargli altri punti. Quindi continuiamo il nostro shopping. Ah, tra l'altro, credo che mi metta in fondo il brawler più depotenziato. Quindi a un certo punto mi diventerà molto scomoda questa cosa, perché me lo inizierà probabilmente a spostare, credo. No, non me lo inizia a spostare, per fortuna. No, ok, non me lo inizia a spostare, stranamente. Io pensavo di sì. Non capisco bene come funziona questa schermata, ma vabbè. Qua, ragazzi, si spende tutto, non si guarda niente. Va bene, va bene, va bene. Quindi è pronto per essere fatto all'11. Sbadabam, eccolo qui. Secondo gear, ragazzi, cosa ci mettiamo? La forza, visto che ha tanta vita? Mi sembra ovvio. Perfetto, vamos. Voilà, eccolo, ce l'abbiamo. E ridendo e scherzando, ragazzi, abbiamo il nostro sesto brawler maxato. Adesso, ragazzi, andiamo avanti spediti. Io toglierei subito Shelly, Gale e Pocho. Non tanto perché siano forti, ma perché praticamente sono già maxati. Cioè, ci va veramente pochissimo. C'è un altro criterio che potremmo utilizzare, ovvero i brawler che devo ancora rankare. Di sicuro, lui al rank 18 non si può vedere. Quindi, ragazzi, zitti zitti, andiamo avanti. Andiamo dal ragazzo col palloncino. Mi sta facendo male l'indice, se ve lo state chiedendo, sì. Anche l'omino col palloncino, ragazzi, è scoppiato. Pam, eccolo qui, ci siamo. Mi dà pure 136 di oro. E andiamo dall'omino col palloncino e sbadabam, lo portiamo su. Ah, ovviamente, ragazzi, oro ne ho ancora a profusione, quindi il problema delle upgrade non sussiste, ovviamente. Non mi è passata neanche per l'anticamera del cervello l'opzione di prendere dell'oro con i clan coin, perché non mi serve. Allora, poi c'è ovviamente Sam, ragazzi. Anche lui, anche il buon Sam, e anche lì è un grado veramente imbarazzante. Io non capisco come faccio ad avere dei brawler. Cioè, gli ultimi tre brawler veramente push e deludente, Ferre. Ma mi hanno scombussolato un pochettino sta cosa, che me li hanno fatti uscire un po' attaccati. Ma tranquilli che recuperiamo tutto, ragazzi. Tranquilli che il rank 30 arriverà. E forse anche più del rank 30. Abbiate fede. Tra me e Sam c'è sempre stato questo legame. Legame di baffo tra di noi, ragazzi, c'è sempre stato. Tantissimi mi scrivono nei commenti: ma Ferre, ma tutti quei punti perché non li spendi? Ma
Benjamin. Ragazzi, è arrivato il momento. Questo è il video che tanti stavano aspettando. E va anche per fare bella figura. Cioè, ragazzi, quando voi vedrete questo video, io sarò... Vabbè, se non sono già arrivato a Parigi, bene o male sarò lì, eh. Perché, ragazzi, vi ricordo che io avrò una grande responsabilità per l'Italia in questi giorni. Dovrò commentare insieme a niente popò di meno che Player D. E già solo dicendo il suo nome mi viene voglia di maxare Mr. P, se non fosse che è out of the meta, come se non ci fosse un domani. C'è una grande responsabilità per il sottoscritto in questi giorni. Quindi darò del mio meglio e soprattutto spero che voi sarete lì a supportarmi. Ragazzi, avrò veramente bisogno di voi, mi raccomando. Vi ricordo le date. Tanto nel frattempo maxiamo anche il buon Sam. Mamma mia, guarda che spettacolo. Ce lo andiamo... Ah, guarda, ci abbiamo già il doppio gear. Teniamocelo pure così, va bene. Ma no, guarda, sinceramente lo scudo comunque me lo faccio. Poi lascio equipaggiato la velocità. Però, sinceramente, facciamo così. Ok, bella per Sam. Ah, tra l'altro il povero Gas non le ho dato neanche... Cioè, povero Gas, daglielo. Daglielo un piccolo equipaggiamento. Toh, gli diamo lo scudo, dai, per forza. Ragazzi, danno e scudo sempre, tutta la life. Ok, tra l'altro, prima di dirvi le date, ragioniamo un attimino su come procedere. Io direi, ragazzi, quelli che ho già fatto rank 30, lasciamoli stare un attimino. Ragioniamo sul fatto che ho Janet, Lola e Fang, se non sbaglio, anche Grom. Questi quattro da fare. Quindi ce la prendiamo con Janet. Dai, eccola qua, Janet, perfetto. Mentre ci potenziamo Janet, appunto, vi ricordo le date. Allora, ragazzi, segnatevele, mi raccomando. Vi dico data e ora, così non mancate. Prima giornata il 25, seconda giornata il 26, terza giornata il 27, rispettivamente venerdì, sabato e domenica, ok? Il primo giorno, ragazzi, e il secondo giorno cominceremo alle ore 5 e finiremo alle ore 9. Quindi la live durerà 4 ore all'incirca. Mentre, diamo anche 100 punti a lei, il 27, che sarà la super finale finalissima, la live comincerà alle 2. Quindi mi raccomando, domenica, ragazzi, il pomeriggio, se volete vedervi uno spettacolo, non mancate in quella stream, perché sarà veramente una figata. Dove potrete vedere la stream? La potrete vedere sempre su event.brawlstars.com, come sempre, per vincere la skin. Ma per interagire con la chat, per poterci supportare, per fare tutto il resto, insomma, tramite Twitch. Il primo giorno, venerdì 25, sul mio canale. Il secondo giorno, sabato 26, sul canale di Player D. Domenica 27 di nuovo sul mio canale. Per intenderci, tutti i giorni in cui giocano i totem, ok, in cui dovrebbero giocare i totem, bisogna sempre vedere come va, perché magari perdono, facciamo le dita, guffata lanciata proprio fortissimo, lo so. Tutti i giorni in cui giocano i totem o in cui dovrebbero giocare, casto io, ok? Quando non giocano i totem, casta Daniele, in poche parole. Ci siamo dati quest'ordine qui, molto molto easy. Ok, nel frattempo, ridendo e scherzando, anche la carissima Janet, che è ancora fortissima, è pronta per l'upgrade. Noi non esitiamo e la andiamo a potenziare. Sbada bam, eccola qui. Lei la andiamo ovviamente a equipaggiare con il gadget del danno, col gear del danno, ci mancherebbe altro. E proseguiamo con Fang, Lola e Grom, che sono quelli che mancavano, appunto. Che poi va a sapere perché Otis, che è uscito dopo, l'ho fatto al 30, loro no. Vabbè, c'ho un casino su questo account che solo un buon push potrà risolvere, ragazzi. Tra l'altro nel frattempo siamo a 9400 punti, cioè non abbiamo spesi meno di metà, cioè abbiamo già potenziato un sacco di roba. Vabbè, andiamo su Lola. Bella sta cosa comunque di essersi maxato i brawler che devo rankare. Secondo me è stata una mossa molto intelligente. E fidatevi, non è una cosa che mi si addice l'intelligenza in genere. No, sto scherzando, ragazzi. Quando si tratta di Brawl Stars siamo dei grandissimi calcolatori, in realtà. Io comunque comincio a ragionare tra me e me, ragazzi, su come spendere gli altri punti. Perché secondo me i brawler che devo rankare ancora al 30 li riesco a potenziare tutti abbastanza easy. E di questi 10.000 punti che voglio spendere con voi oggi, me ne avanzeranno ancora. Quindi la mia idea, ragazzi, è potenziare qualche brawler in maniera abbastanza oculata. Per quanto riguarda, togliamo neanche un po' lui, la Power League. Secondo me è abbastanza importante per la Power League, ragazzi, farsi qualche brawlerino interessante. Andiamo con il triplo upgrade adesso, ragazzi. Attenzione, quindi dove sta? 1 sbadabam, 2 sbadabam e 3 sbadabam, ragazzi. Abbiamo maxato il finimondo. Tutti i brawler da rankare, che brutta sta cosa. Però il resto, ragazzi, come vedete, sono tutti rank 30. Quindi adesso iniziamo a fare un po' di upgrade con l'ottica di avere dei buoni brawler per fare PL e magari qualche brawler che magari è talmente broken da fare anche qualche rank 35. Allora, di quelli che ho qui, ragazzi, ci sarebbe l'imbarazzo della scelta, sinceramente. Però un minimo mi voglio basare a sto giro anche sui punti energia che ho effettivamente. Secondo me Gale è da fare. Praticamente con veramente una spesa minima lo facciamo. Gale, ragazzi, è da fare assolutamente. Quindi andiamo
andiamo su Gale. Dov'è il buffo? Eccolo qua. 1, 2, 3. E voilà, ci siamo, perfetto. E lui ce l'abbiamo, perfetto, eccolo qui. Visto che gli altri brawler comunque hanno tutti bisogno un po' di punti, scendiamo un po'. E secondo me Griff potrebbe essere perfetto, proprio al bacio. Avevo ancora 7839 punti, quindi dobbiamo scendere ancora parecchio. Andiamo su Griff. Lui probabilmente ci costerà parecchio, perché guardate, no, Griff ragazzi si mangerà diversi punti, mi sa, ci sta. 1, 2, 3 e 4. Eccola qua, perfetto, top. Siamo ancora sopra i 7000, ma che cosa mi state dicendo? Io sinceramente un bel danno a Gale, a Griff glielo darei. Ah, e per quanto riguarda gli altri, Fang io gli darei tranquillamente anche lui il danno. Lola ha comunque i suoi 5k e 7, gli darei il danno. Gale, ragazzi, scudino. E Grom, anche lui uno scudino, ragazzi. Easy peasy. Pocho ha tanti punti, si upgrada facile e è ancora bello forte. Sono d'accordo con voi, ragazzi. È praticamente già bello che livellato, quindi why not? In proporzione a quanto è forte e a quanto ci serve spendere per potenziarlo. Toh, guarda, ancora una ricarichina e voilà, e ce l'abbiamo. Quindi anche il nostro carissimo chitarrista lo possiamo upgradare e possiamo andarlo a dargli danno, ragazzi. E poi ci sta ad aggiungere anche il danno. Sono un po' indeciso. Mi ispira Carl, mi ispira Semino, mi ispira Colette, mi ispira Otis. Cosa dite? Mortis per il meme, bravi ragazzi, mi piace. Mi sembra un ottimo ragionamento. Poi un brawler col quale sono anche molto skillato, ragazzi, bravi, bravi, così. Così sì, così non posso neanche più usare la scusa. Ah, ma non sono maxato, mai, ma. No, non esiste. No scuse, ragazzi. Che poi tra l'altro era anche già bello forte come punti energia, Mortis. Se ce l'avevo quasi lì da potenziare. Eccolo qua, let's go, bel Mortis. Well, voilà, facciamo così, tac, perfetto. E Mortis, guarda, gli regalo anche un gear della velocità, così. Cioè adesso lascio danno e scudo, però se dovesse servire ci abbiamo anche la velocità all'occorrenza. Mi dicono Otis che è molto forte, anche Bell non sarebbe male. Rimarrei su Otis, quindi andiamo su un Otis. Guarda, ce l'abbiamo pure qua facile facile. Andiamo su Otis, ragazzi, ci stiamo maxando veramente un botto di roba. All'inizio di questo video avevamo 4 brawler maxati, chissà alla fine cosa succederà. Vorrei provare a fare una cosa un po' ignorante, ragazzi, un po' tanto ignorante, vi avviso. Cioè vado ad aprire una box e l'ultimo skip di questa box è il brawler che mi vado a maxare: Jin, Spike e Ambra. Ok, così a caso, ragazzi. E anche con Ambra, let's go, ci siamo. Secondo me, ragazzi, dirò forse una cosa poco giusta, non lo so. La salute su Ambra secondo me ci sta. Secondo me ci sta, chiamatemi pazzo. Però diciamo che anche i brawler maxati sono già 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18. Secondo me, se ce la giochiamo bene, arriviamo a 20. Allora, in tanti mi hanno consigliato Bea. E Bea, da quello che ho visto, non ha bisogno neanche di tantissimi punti. Quindi andiamo pure su Bea. E voilà. E anche Bea ce la siamo tolta. Perfetto. Allora, qua c'è un po' da aggiustare il setup. Perché io metterei comunque questo. Questo. E oltre al danno, ci possiamo mettere uno scudo. Mettiamoci uno scudo, così senza perdere leggere né scrivere. Va bene. Adesso quanti punti abbiamo ancora? 4489. È che sono tanti ancora da spendere, ragazzi. Io prenderei un brawler di quelli proprio messi male. Vabbè, Jackie tipo sfigatissima, c'ha 73 punti su 1440. Secondo me un brawler, diciamo, abbastanza sfortunato ma molto forte è Spike. Buonanotte Carl. Ha 182 punti su 1440, però secondo me è ancora molto 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 forte. Quindi io, ragazzi, direi di andare su Carl. Così probabilmente andremo a maxare il 20° brawler di oggi. E oltretutto andremo a portare su anche un brawler che è messo abbastanza maluccio. E voilà, eccolo qui. Perfetto, ci dà pure un po' di oro. Arriviamo a 3649. Calcoli fatti alla perfezione, ragazzi. Scendiamo poco sotto i 10.000 clan coin spesi, ragazzi. Ma guardatelo qua, Carlitos ce l'abbiamo, perfetto. E soprattutto adesso gli diamo un bel danno. Oh, eccolo qui, perfetto, ragazzi. Beh, che dire, con questi 20 brawler maxati abbiamo un 33% del profilo maxato, ragazzi. Probabilmente il brawler più sconveniente da potenziare è proprio Stu, ragazzi. Perché l'ho già al 35, lo tengo 0 coppe, cosa lo potenzio fare? Per la Power League, giustamente, ma solo per quello. Io direi che per oggi ci possiamo reputare più che soddisfatti. Abbiamo maxato un botto di roba, ragazzi. Ma cioè, abbiamo fatto più upgrade in questo
episodio che, negli ultimi, 100 episodi, probabilmente. Perché questi sono veramente gli upgrade importanti. Qua veramente c'è una bella fetta di profilo maxata. Soddisfatto? Sì, direi di sì. Spero anche voi. Comunque, io vi direi grazie per la visione. Ci becchiamo alla prossima. Un salutone. Ciao belli.